1, 2, 3, 4. Ciao a tutti, come state? Siete pronti per scartare? Io in realtà ho già scartato perché quello che andremo a provare oggi è sempre il Perform VG della TC Helicon, ma vorrei provare altri effetti che non ho provato nello scorso video. Avevo detto che la chitarra non era per me e sono ancora convinta di questa mia affermazione, però essendo il prodotto consigliato per chitarra e voce, ho pensato che fosse giusto almeno provarci per sentire che cosa fa. Come vedete, le impostazioni sono rimaste quelle dell'altra volta, quindi vabbè, è sempre illuminato il tasto del tap, che in realtà oggi non mi interesserà molto, e il 48 volte acceso perché il mio microfono necessita della Phantom. Per quanto riguarda la chitarra, c'è l'ingresso jack proprio dietro. Potete vedere anche nelle caratteristiche del prodotto che ci sono nella descrizione al video dove collegare esattamente i cavi. Questa è la mia voce pulita, quindi non ci sono effetti di alcun tipo. Per la chitarra, che cosa si può fare? Consigliano per chitarra acustica di premere questo tasto qui, Body Reds, quindi noi lo premiamo perché dà un suono più corposo alla chitarra. Dopodiché, come per la voce, abbiamo l'effetto echo, che sarebbe il delay, e riverbero, e in più c'è il chorus. Oggi useremo il riverbero, che andremo subito a scegliere. Da questa parte ci sono gli effetti della voce e invece da questa parte quelli della chitarra. Quindi il pulsante che dovremo premere è questo. Qui regoliamo l'intensità e qui la tipologia. Ci sono sempre i tre colori come per la voce. Rosso sarà un riverbero per una stanza molto grande, per un ambiente molto grande, blu per un ambiente piccolo e viola per un ambiente medio. Sentiamo il riverbero blu. Proviamo adesso questo violetto. Useremo poi oggi l'effetto Harmony. Se premo qui c'è un effetto già impostato perché avevo provato precedentemente, prima di iniziare a registrare il video. Come sentite, c'è questo effetto fastidio quando si parla, ma appunto l'Harmony funziona già. Posso modificare che cosa? Qui il volume. Quindi scelgo l'intensità che voglio dare a questo effetto rispetto alla mia voce principale. Io lo tengo abbastanza alto per i pezzi che vi farò sentire dopo. Se voglio cambiare la... tanto lo annulliamo. Se voglio cambiare la scelta delle voci, quindi il tipo di armonizzazione, anche in base al brano che ho, per esempio se voglio solamente una voce più bassa, oppure una voce un'ottava più alta, oppure due ottave più in alto, oppure se voglio un'armonizzazione proprio accordale stretta oppure larga, ho varie opzioni da poter, tra cui poter scegliere. Come faccio? Tengo premuto e clicco un'altra volta. Vedete che si illumina in modo diverso. Quindi c'è il pallino verde sempre acceso e poi ci sono quelli blu che si spostano a seconda della selezione che ho dato.
Allora, per fare questo brano a me servirà quello, quindi lo lascio impostato così. È già andato via. Per quanto riguarda il riverbero, anche qui posso scegliere, gli ho dato lo stesso riverbero che ho dato alla chitarra, quindi quello violetto con quattro pallini accesi. Ora, questa è la mia voce pulita. Che cosa posso fare in più? Per cercare di togliere un po' di disturbo che ci potrebbe essere nell'ambiente circostante, clicco su tone, che poi è un effetto che andremo a vedere in un secondo momento in maniera più dettagliata. Intanto lo lasciamo così e posso anche cliccare l'anti-feedback di modo che la mia voce risulti più pulita. Sentite che il suono è molto più definito adesso. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi, che restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse più. Niente più niente al mondo, e suona un'armonica, e mi sembra un organo che vibra per te e per me, e su nell'immensità del cielo, per te, e lascio sul do. Quanto mi piaceva stare in quella stanza col soffitto viola insieme a te, che mi tenevi tra le braccia strette, quasi non riuscivo a respirare. Respiravo il tuo profumo che sa di mare e gli alberi infiniti. Guardavamo noi sfiniti dall'amore, che sarà anche un po' banale, ma che non ci fa morire mai. Ci tiene uniti nel tempo e col tempo di una canzone senza tempo. Come avete notato nello special, ho cercato di cambiare un attimino le impostazioni della macchina in modo che poteste capire meglio quali sono esattamente le varie funzioni che posso avere all'interno del comando Harmony. Grazie per aver visto anche questo video. Togliamo un po' di riverbero magari. Io ringrazio Biasin Strumenti Musicali per avermi fatto provare anche questo strumento. E se vi è piaciuto questo video, se l'avete trovato utile, lasciate pure un like oppure dei commenti. Tutte le caratteristiche del prodotto le trovate nel manuale, vi lascio il link nella descrizione al video e ci vediamo al prossimo unboxing. Ciao!